attraverso l'umiltà e direi, ieri sera dicevo, attraverso la santità dei bambini nel senso gli ultimi, gli umili, sono questi che vincono il mondo. E se Don Gabriele mi permette, a proposito della santità dei bambini, vorrei dirvi una cosa che non c'entra immediatamente con San Giuseppe, ma c'entra con i bambini. La vittoria dei bambini nel loro sacrificio su questo mondo orgoglioso e ribelle. Un sacerdote di Bologna mi ha detto, un mio amico, non sono io, adesso non parlo in terza persona, sacerdote, mi disse, ho scoperto che i bambini che vengono abortiti nel grembo materno, ho scoperto, ha avuto questo pensiero, possono avere donato la loro vita nell'atto in cui venivano uccisi, con un atto di volontà, a Dio Onnipotente per la remissione dei peccati, unendo il loro sacrificio all'umanità peccatrice, il loro sangue sparso perché vengono uccisi al sangue di Cristo. Allora io, mi dice questo prete, dico una messa tutti i giorni, oltre le messe che devo dire in parrocchia, me ne dico una per conto mio, in cui metto tutto il sangue, l'offerta, il sacrificio di questi bambini nel calice di Cristo, cioè do un nome alla loro offerta perché non hanno avuto il tempo di farlo e dico il sangue di Cristo, il sommo innocente, viene offerto al Padre con il sacrificio di tutti i bambini abortiti. E mi ha detto, da quando faccio questo sono finite tutte le tentazioni. Vivo una libertà interiore che non riuscivo a immaginare. Allora io ho detto, fermi tutti, andiamo a vedere se questo pensiero può essere lecito. E abbiamo trovato un documento, adesso lo approfondiremo, firmato dal Papa Ratzinger, quando ancora era prefetto della Congregazione della Fede, il quale, in questo documento in cui affrontò il discorso del limbo, scrisse, ma è possibile che un bambino di 3-4 settimane di vita possa esprimere un atto volontario di coscienza? Può un bambino di poche settimane compiere un atto? È padrone di sé? E dice il prefetto della Congregazione della Fede, siccome i bambini appena concepiti hanno un'anima, l'anima ce l'hanno. Dov'è l'anima? È in tutto il corpo. Il bambino ha già un corpo, ce l'ha, piccolo, è anche un'anima. Può compiere un atto libero di coscienza? Ascoltate cosa dice, perché cito a memoria, non l'ho preso qua, ma me lo sono imparato a memoria. Su questo fatto dei bambini nel grembo materno che possono compiere un atto di coscienza, la Chiesa non l'ha mai negato. Questo vuol dire che questo pensiero era già presente nella storia della Chiesa, non è il primo che fa questa riflessione, ma non esiste un documento che nega questo fatto. Allora questo vuol dire che il bambino nel grembo materno può compiere un atto di coscienza. Forse ne abbiamo fatti anche noi, ma non ce li ricordiamo. I primi ricordi risalgono quando avevo 4-5 anni, forse anche i vostri. Ma il bambino di 3 giorni di vita può compiere degli atti volontari, sì o no? Voi mi dite, no, sono istintivi, perché dove sta lo metti, ma la testa, la mente, il colloquio con Dio? Cosa ne sappiamo noi del colloquio con Dio? Allora diceva questo sacerdote, se il bambino nell'atto in cui si rende conto che sta per essere ucciso, perché questo bambino viene ucciso nel grembo materno, se si rende conto di quanto sta per succedere, chi ci impedisce di credere che egli compia un atto di donazione volontaria al Cristo, perché c'è questo colloquio tra gli uomini e Dio misterioso? Chi ci impedisce di credere che egli compia un atto volontario di donazione di sé a Dio nel momento in cui muore e questo atto adesso viene santificato dalla Santa Messa? Ho detto, guarda, hai avuto un'intuizione incredibile. E soprattutto questo fatto
che questi bambini sono miliardi, quindi da quando dice questa santa messa, e poi c'è anche una preghiera che lui ha fatto, ma adesso non è che ve la dico, ma la voglio stampare perché una preghiera che lui ha fatto recita continuamente e dice: io mi sento accompagnato da miriadi di questi bambini che sembra che vivano con me, che mi ringrazino, che mi dicano grazie perché tu sacerdote celebri la messa, mi sembra che siano tutti lì vicino a me. Nel grembo materno, nel luogo più nascosto. Questi sono, se tutto questo che vi dico non è una follia, ma è verità, chi più nascosto di loro? Chi più San Giuseppe di loro? Ebbene, chi mi dice che la salvezza del mondo non arrivi attraverso questi bambini o questi uomini San Giuseppe, perché le virtù di San Giuseppe sono esercitate? Chi ci dice che non arrivi la salvezza del mondo attraverso questo esercito immenso, reale di bambini che vengono strappati dal grembo materno e che possono compiere un atto di coscienza? Guardate, da quando io medito su queste cose, ve lo confesso amichevolmente, ormai ci conosciamo, siamo amici. Ci penso anch'io, perché questa acquisizione è una cosa recente, di pochi mesi fa. Io sto dicendo anche ai miei amici: ma pregate sti bambini, ai sacerdoti dico, ma dite la messa, celebrate la messa per questa realtà. Ebbene, da quando anch'io prego e celebro la messa per questo, mi sento quasi sollevare. Non pensate esperienze mistiche, niente, un